sia Vago che Boilini sono due tasselli, ma altri ne arriveranno per andare a completare un po' il mosaico che abbiamo in mente, cioè quello di mettere insieme una squadra competitiva. È chiaro che non potremo fare dichiarazioni roboanti, però insomma siamo il Forlì, cercheremo di mettere in piedi la miglior formazione possibile per un campionato, lo abbiamo definito di assestamento, chiamiamolo insomma di cercare di stazionare nei quartieri alti per cercare di ottenere il massimo possibile. Stiamo aspettando anche le decisioni del Cesena per quanto concerne l'esterno destro, cioè Garattoni, aspettiamo che Giovanni Rossi a sinistra riesca il prima possibile a guarire da questa fastidiosa infiammazione al nervo sciatico che lo sta bloccando in questo periodo. E poi, come ho detto prima, certamente vedremo di far arrivare un centrocampista di peso e di struttura e un attaccante, insomma, ecco.